Il signor André Maginot, ministro della guerra e delle pensioni. Presenza! Quelle donne rappresentano le vedove, le madri, come da sua istruzione, signor ministro. E il soldato che deve effettuare il sorteggio? C'è anche lui. Ma ha combattuto? Classe 98, volontario, figlio di disperso. Ha fatto la Champagne Verdun in Alsazia, superstite del 234esimo fanteria, trasferito al 132esimo. Soldato, avvicinati. Soldato Auguste Ten. Mi hanno informato del suo stato di servizio. Lei è molto giovane. Sì, signore. Ma non vuol dire. Allora, della plan. Devo sbrogliarmela da solo? Ho avuto un guasto, generale. Un guasto? Quale guasto? Si è guastato tutto. Soldato. Soldati. Ecco un fascio di fiori colti sul campo di battaglia di Verdun, tra le tombe degli eroi morti per la patria. Lei deporrà questo fascio su uno degli 8 feretri. E quello sarà il feretro del Milite Ignoto, che il popolo di Francia accompagnerà domani al Pantheon e all'Arco di Trionfo. Supremo omaggio, il più splendido che la Francia abbia mai riservato a uno dei suoi figli, ma che non è troppo grande laddove si tratta di colui che deve simbolizzare e immortalare il coraggio del soldato vincitore, il cui sacrificio anonimo e l'eroismo sovrumano hanno salvaguardato la patria, il diritto e la libertà. Non interessa. Mi addolora. Ma loro li rassicura. Ne hanno fatti morire 1,5 milioni. Ma ora si penserà solo a quel soldato. Questo sotterfugio è uno scandalo. Lei è uno scandalo. La mia ultima lista, generale. Ne ho ritrovati 51.000. In 2 mesi. Ha finito di importunarmi con la sua diabolica contabilità. Lei è un maniaco. Scelto il numero 6. Perché? Sono del 132esimo. Ho sommato i numeri. 3, 2, 5 e 1, 6. E poi il reggimento appartiene al 6° corpo. Pronti per la foto? Le regioni militari interessate sono 9. Perché solo 8 feretri? Una delle regioni non era certa della nazionalità del corpo che l'avrebbe rappresentata. Ma proprio nessuno ne conosce l'identità. È mio nonno.